Dall'entroterra alla costa aumentano i contagi anche nella provincia di Pesaro Urbino. Secondo i dati diffusi dalla regione, a Fano si registrano 272 casi e ad oggi 461 persone sono in quarantena. In vista del provvedimento firmato dal governatore Francesco Acquaroli, che dispone la zona rossa dalla mezzanotte, il sindaco Massimo Seri ha lanciato un nuovo appello alla responsabilità. La regione ha adottato queste nuove misure restrittive, ovviamente su degli elementi oggettivi, perché non dobbiamo nascondere che il tendenziale, cioè l'incremento nella nostra provincia rispetto alla settimana precedente, ha avuto una crescita di quasi il 50%. Anche se i parametri ministeriali, che danno 250 positivi ogni 100.000 abitanti, il nostro è leggermente sotto, ma è il tendenziale che è l'elemento che preoccupa. E allora mi sento di dire questo: io mi rendo conto che queste misure sono un disturbo, creano difficoltà, creano disagio, creano danni a chi fa certe attività. A maggior ragione non dovremmo sciupare questi momenti, tenendo anche noi dei comportamenti di grande responsabilità, perché ho visto anche nei giorni scorsi, nonostante i rinnovati appelli, sempre delle persone in assembramenti con le mascherine giù. Quindi queste cose evitiamole. Non sciupiamo queste occasioni, che sono momenti di restrizione che ci devono servire per non intervenire ancora in maniera più forte successivamente. È chiaro che siamo in attesa di avere anche un maggior numero di vaccini. Le vaccinazioni sono iniziate su alcune categorie, perché quello è il vero strumento per combattere questa pandemia. Se riusciamo entro la fine estate a fare vaccinare la maggioranza della cittadinanza, sicuramente ci ritroviamo in una situazione nuova e normale. Però in questo momento, pur nelle difficoltà, pur nelle restrizioni, mi raccomando di mantenere questi comportamenti responsabili.